Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Siamo alla fine degli anni Ottanta. Guido Morra e Maurizio Fabrizio scrivono canzoni insieme già da un po'. Guido è a Roma, telefona a Maurizio che invece vive ad Arezzo e suona la chitarra in cucina dove l'acustica è migliore. Gli fa: senti, cosa ne pensi di questo titolo, I migliori anni della nostra vita? Era il titolo di un film americano del 1946 che aveva vinto 7 Oscar. Maurizio dice: sì, mi piace. E Guido: ti va di scrivere la musica solo sul titolo? Va bene, risponde Maurizio. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. La melodia Maurizio la trova subito, è esattamente quella del ritornello che conosciamo tutti. Ci canta su il titolo per 4 volte di seguito, però poi lo riascolta e gli sembra monotono. Chiama Guido e gli dice che forse bisogna cambiare qualcosa, magari la seconda o la terza frase del ritornello. Dopo qualche giorno Guido richiama Maurizio e gli dice: ho fatto così, i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. La nostra vita. Nel racconto che mi ha fatto Maurizio, a questo punto lui mi disse: io pensai bellissimo, e conoscendo Maurizio, che dice bellissimo di qualcosa che ha scritto lui, si tratta veramente di una cosa molto rara. Dopo il ritornello i due passarono alle strofe, sempre con lo stesso metodo inconsueto. Prima Guido scrive il testo e poi Maurizio compone la musica. Finito il lavoro, i due pensano di dare la canzone a Giorgia, ma non se ne fa niente. Rimane in un cassetto e per un po' non se ne parla più. A un certo punto si fa sentire Mario Lavezzi, produttore di Ornella Vanoni. La canzone sembra adatta al suo nuovo album. Lavanoni incide I migliori anni della nostra vita, ma in extremis cambia idea. Niente da fare. I migliori anni della nostra vita torna in un cassetto. Come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti, forse un giorno scopriremo che non ci siamo. E che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. La nostra vita. La nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni. Passano anni. Un giorno Fabrizio Intra, manager della Sony, chiama Maurizio Fabrizio per ringraziarlo. Lui non sa per cosa, ma lo scopre subito. Sulla scrivania di Intra era arrivata la cassetta con I migliori anni della nostra vita, era piaciuta a Renato Zero e aveva già fatto un provino stupendo. Sono tutti pronti per l'incisione. Dopo anni di oblio, finalmente I migliori anni della nostra vita esce nel 1995. Renato Zero la presenta in Piazza di Spagna a Roma. È un successo enorme. Il commento finale di Maurizio a questa storia è stato: alla fine le canzoni sanno da sole dove devono andare. I migliori anni della nostra vita nasce così, da due amici con una serie di telefonate tra un salotto di Roma e una cucina di Arezzo. Nel tempo questa canzone è uscita dall'ambito musicale per assumere un significato molto più ampio, per identificare i momenti salienti delle vite di tutti, per riportare alla memoria ricordi ed esperienze, una specie di inno della vita degli italiani. Maurizio poi è diventato un mio carissimo amico e un giorno mi ha detto: sai, quando va tutto così bene c'è anche fortuna. Io l'ho guardato un momento e gli ho detto: Maurizio, ma quale fortuna? Ah, a proposito, Maurizio è lui e mi sono dimenticato di dire che è uno dei più grandi compositori che la musica italiana abbia mai avuto. Stringimi forte.